A distanza di circa un mese, l'area del Codma di Rosciano a Fano è stata interessata da un'altra esercitazione da parte della Protezione Civile. La scorsa pratica ha visto gli uomini e le donne provenienti da varie regioni d'Italia formarsi sulla questione cucina, ovvero l'allestimento di un campo per 250 sfollati, completo di montaggio dei servizi, preparazione dei pasti e raccolta differenziata del materiale. Lo scorso fine settimana, invece, si è tenuto il corso per il training di logistica FIRCB, 3 giorni di formazione logistica riguardante il modulo 250, la presenza dei consiglieri nazionali che hanno esaminato i lavori e del presidente nazionale. In contemporanea si sono tenuti anche gli esami per acquisire il brevetto da formatore nazionale. Nello specifico vengono montate tutte le tende, in modo particolare, come vedete alle spalle ci sono delle squadre, dei ragazzi nuovi che non hanno mai montato le tende, quindi imparano a montare velocemente le tende. Da qui nasce il capo team, il capo missione, il capo tenda, che darà ordine per montare la tenda, perché è tutto un programma su seguirsi. Se non conosci il materiale, se non conosci le tende, vi metti circa un'ora per tenda, quando invece deve andare su in poco tempo. Le tende in un campo sono 45, e quindi se arrivi il mattino verso l'una, le prime ore del pomeriggio, il campo deve essere, non diciamo a regime, però certamente. Oltre a questo, il team logistica installa le cucine, la plonge, il tendone e tutta quella parte dei bagni, quello che serve all'interno del campo, dal magazzino e tutto il resto, mentre invece la cucina si occupa solo di cucina. 15 giorni fa siamo stati a Martina Franca in Puglia per quanto riguarda la segreteria. I team cominciano a crescere, ad essere molto numerosi, e quindi FIRCB ha deciso che, anziché fare un training come abbiamo fatto negli anni scorsi uniti con tutti e quattro i team, li ha suddivisi in 4 sezioni, e questa è la terza. L'ultima esercitazione per i volontari di Protezione Civile si svolgerà in Piemonte e riguarderà le comunicazioni radio. Sì, beh, la prossima esercitazione FIRCB nazionale proverà quelle che sono la formazione per le telecomunicazioni, che è anche, appunto, come diceva prima mio collega, il core business. Quindi proveremo sia le tecnologie già oramai assodate, ma anche le nuove tecnologie satellitari, le telecomunicazioni in emergenza, sia con i volontari che già sono esperti in questo settore, ma anche con i volontari nuovi che si approcciano alla telecomunicazione in emergenza.